Ebbene, buonasera signori, buonasera e ben ritrovati sempre qui sul canale di PG Sports. Al vostro fianco di Noesa, al mio fianco, come sempre, Moonboy. Signori, ci siamo ancora una volta. Elise, il campionato europeo di League of Legends, alla sua quinta settimana. E siamo alla penultima partita di questa sera. Abbiamo appena visto il G2 trionfare in pieno stile G2 Pompa magna. contro gli Excel e portarsi quindi anche loro al fianco dei Misfits come una di quelle squadre che si stava contendendo il primo posto, che hanno vinto oggi. Adesso vedremo la terza delle squadre che era trattenuta un po' in quello spareggio. Infatti gli Origin saranno i prossimi giocatori che andranno ad affrontare invece gli SK Gaming, un'altra di quelle squadre un po' da fondo classifica, che Già. adesso rischiano di rimanere a pari merito con gli Schalke. Entrambe le squadre sono due vittorie, una sconfitta. Sconfitta per loro li manderebbe appunto a pari merito per quell'ottavo, nono posto, che non è una bella posizione in cui trovarsi, ma è sempre meglio dell'essere i Vitality, quindi diciamocelo, non è questa grandissima sconfitta. Gli Origin chiaramente hanno delle buone prospettive Vogliono davanti a loro. vincere, vogliono raggiungere i G2, vogliono raggiungere anche i Misfits, vogliono allungare il loro passo, arrivare un po' a quei vertici, potersi contendere quel primo, secondo e terzo posto che fa gola. E non lo so, ogni volta che lo dico, il fatto che ci siano i Misfits in cima è così strano bello, un strano bello strano, Sì. Bello bello strano, strano. bello strano. Però d'altro canto sono i risultati che contano, non importa da che percorso arrivi, anzi una lode in più se andiamo a vedere il percorso che hanno dovuto affrontare i Misfits. E gli Origin ci stanno sorprendendo con un buon percorso attuato nello Summer Split con degli interessanti, seppur non consistenti, risultati, che li ha portati però adesso a contendersi la parte alta della classifica, la vetta. Già, c'è stato l'anno scorso, è stato un anno di alti e Alti e bassi per gli bassi. Origin, che alla fine ha risultato nel non nemmeno portarli ai Già. mondiali, un obiettivo che invece potevano tranquillamente sperare alla conclusione dello Spring Split, dove addirittura erano in finale contro i G2 a contendersi Esatto. quel primo trofeo LEC, una delle finali poi più rapide della storia del competitivo, ma di quello non ne parliamo. Adesso invece si ripropongono con un roster un po' modificato. Esatto. Arrivano Upset, arrivano Xerxe, due giocatori sensazionali, altri giocatori giocatori che a un certo punto sono stati nella un po' contesa per chi è il miglior giocatore del loro ruolo, e sono sempre stati sui team dove la risposta non è mai andata a loro favore. Molto spesso ci si domanda: ma Xerxe potrebbe essere il miglior jungler europeo? E poi gioca contro Jankos e dici: no, non lo è. Sì. O Upset stessa cosa, che si fosse confrontato con Perks l'anno scorso, con Reckless negli anni passati. C'è sempre un po' questo leggero stigma da parte sua. Ma adesso che sono tutti insieme in questa squadra, negli Origin, stanno funzionando molto bene. Sembra una macchina ben oliata. Hanno un livello di gioco veramente alto e veramente metodico, preciso. E per quanto il loro mid game sia a tratti un po', qualcuno potrebbe definirlo noioso, qualcuno potrebbe definirlo vuoto di azione, ma è eseguito in maniera ottimale. E alla fine questo è ciò che ti porta alla vittoria. E gli Origin lo stanno facendo volta dopo volta. Sì, esatto, il loro gioco sicuramente non è impeccabile, perché beh, è difficile portare un gioco impeccabile, c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualche sbavatura, perché comunque anche il team avversario ci si aspetti che forzi, cerchi proattivamente o meno delle azioni. Parliamo però di SK. E sta diventando un po' come identità comune, potremmo chiamarla così, di questi team di bassa classifica, ma così come anche un po' nel resto delle competizioni, come vediamo anche in Nord America, questa sorta di appiattimento, questa sorta di, come abbiamo visto anche nel match stesso, tra due team di bassa classifica come Schalke e Vitality, il concedere, il non essere sicuri e il non avere un po' di confidenza nelle proprie capacità e anche nelle proprie finestre di apertura sia di danno che di intervento, perché abbiamo visto più volte per l'appunto un Lee Sin affacciarsi a una possibile contesa e la rotazione c'era in ogni caso, ma mollare il colpo perché ci manca quello, ci manca quell'altro, non è il caso. Il problema è che era il caso di farlo, perché se non lo fai adesso non lo puoi fare più. E per l'appunto per gli SK la cosa più importante è cercare di rispondere, se non altro, perché se non rispondi presto o tardi, dove avresti dovuto rispondere, non puoi più farlo, perché se prima erano 100 gol da distanziarti e continui a non fare niente, diventeranno 1000, 2000, 3000, 4000. Assolutamente, e per gli SK non puoi trovarti in quella situazione in cui abbiamo visto le altre squadre da fondo classifica. E sì, in questo momento qualche vittoria l'hanno trovata, ma non sono state vittorie convincenti. E adesso affrontare gli Origin potrebbe essere un trampolino di lancio per loro.
selezione dei campioni, lato blue side degli Origin, Yumi, Rakan, lato red side a Felos, Garagas per ESK Gaming. E ovviamente il fatto che Yumi venga bannata un po' anche per il trend che sta portando Yumi sempre più in auge, anche al fianco non solo di Ezreal, un Ezreal che però non sta avendo lo stesso trattamento di riguardo che in altre competizioni invece lo vediamo, seppur ovviamente sempre cercando di affiancarlo a Yumi. No, è vero, qua in Europa sembra esserci meno priorità in fase di ban già da subito sugli AD carry, quindi diverse volte vediamo Aphelios uscire indenne da queste prime fasi, anche quando non lo fa tendono sempre a ripiegare sugli AD carry un pochino più prioritari come quella Miss Fortune, senza allontanarsi troppo verso appunto queste nuove promesse come Ezreal. Vedremo per adesso tre ban di supporti, potremmo chiamarli così, da parte degli Origin, ma sappiamo che in realtà quella Soraka ha ruoli, ha diversi ruoli, diciamo, all'interno di una squadra. Sì, purtroppo, e dico purtroppo, per adesso 10.3, Soraka è ancora disponibile, anche Sona tecnicamente, però qua proprio in Europa non si sbilancia troppo con questi pick nostrani. Beh, ci hanno provato i G2. No, ma loro non contano, non vale. Scherzi a parte, Ornn si presuppone ovviamente nelle mani di Alfari, ma abbiamo visto comunque la possibilità di flexare in corsia centrale. Vedremo se la risposta sarà Set, ed è Set. Mi piace il fatto che Set, un po' per la sua suprema, un po' per la sua componente stessa di Bruiser, si colloca molto bene anche ovviamente la sua passiva, i danni puri contro i tank, ma in generale all'interno di un team fight. Mi piace molto il fatto che non sia messo in disparte come tanti altri Bruiser, che ovviamente la cui pecca, come per Set, è correre e arrivare in faccia ai nemici. Ah, Sacre sembra avere un parco campioni in questo split molto limitato. Se non è Ornn, è Set. E nel caso peggiore si ripiega su qualcosa tipo Gangplank, ma in generale il suo stile di gioco è tieni, ti diamo fin da subito qualcosa in draft, non hai grandissime priorità, non hai il privilegio di scegliere il tuo counterpick o quant'altro, esatto. Tu prendi ciò che serve al team in questo momento, e così è stato. Mi piace che comunque sempre più team si stiano adattando un po' a questo Karthus, perché è un avanzamento nella giungla che spero di vedere prendere sempre più piede, perché può essere un ruolo per i jungler che va un po' a cambiare ancora una volta cosa significa essere un jungler all'interno di una composizione. L'abbiamo visto un po' un primo assaggio nella partita precedente dei G2, e ho un po' il sospetto che nel game adesso potremo vedere l'altro lato della medaglia. Vediamo Ezreal comunque affiancarsi, dall'altra parte Miss Fortune e Nautilus. Seconda fase di ban vede Braum e Lucian rimossi dalla componente, quindi comunque possibilità di flexare Lucian in corsia centrale come hanno fatto i G2, ma anche altri team europei, non c'è sempre quel rischio. Sì, Lucian può andare a rompere facilmente l'uovo nel paniere a campioni come Set, per l'appunto, che abbiamo parlato tanto del suo voler raggiungere gli avversari e prenderli direttamente a pugni, ma il tuo avversario di corsia può spararti dalla distanza e può scattare via. Diventa sempre più complicato affrontare quello scontro. E Elise come secondo ban va ad attaccare un pochino la champion pool di Xerxes, rimuovendo questi jungler aggressivi che potrebbero dare un po' di fastidio a Karthus nei primi momenti di gioco, ma ce ne sono ancora diversi sui quali Xerxes potrebbe andare a ripiegare. E sarà curioso vedere dove giacciono un po' le loro priorità, anche semplicemente quell'assignment di quell'Ornn, se lo vedremo pilotato da Nuketak o da Alfari, perché entrambi questi giocatori sappiamo sono capaci di portarlo fuori ad un altissimo livello. Sì, esatto, e questa è anche un po' la forza di Ornn in alcuni ambienti, in alcuni team. Ovviamente la preoccupazione maggiore arriva da quel Karthus. Karthus non necessariamente vuol dire il game dei G2, non necessariamente vuol dire un game dove non vi è risposta e si può solo soccombere. Risposte ce ne sono, ma devono arrivare e devono essere fatte nel momento in cui Karthus è ancora debole, soprattutto. E mio Dio! Mio Dio! È una Nidalee! Già, volevamo un jungler da early game per punire Karthus. È dal 15-18 che non vedo una Nidalee. Io non so neanche come sia fatta Nidalee. Cos'è? È una lancia che si muove per la giungla. Più o meno. È una lancia attaccata. È un bastone. È una lancia attaccata a un puma, quindi abbastanza Wolf. Abbastanza letale. E questo è un pick veramente interessante, perché
Adesso con il pick oltretutto di Gangplank abbiamo la conferma che quello sarà un Ornn in corsia centrale, quindi ancora una volta abbiamo una composizione dove fai poco affidamento sulla mid lane come fulcro di potere della mappa e invece cerchi di concentrarlo più sulle side lane e più sul ruolo della giungla in generale, e ci sono molte responsabilità su questa Nidalee perché hai un jungler vulnerabile contro, e se riesci ad attaccarlo, se riesci a metterlo in difficoltà, un Karthus fa fatica a riprendersi il vantaggio, perché sì, parla quanto vuoi di scaling e quant'altro, ma lo scaling è, diciamo, la dimensione massima dello scaling va un po' di pari passo con la velocità dello scaling, quindi se vieni rallentato ci metterai ancora di più ad arrivare a quella fase dove sì, sei effettivamente più forte perché il tuo campione offre più di quanto possa offrire quello avversario. Ma Xerxes con questo pick ha tutte le carte in regola per andare a rendere la vita di Trick un inferno. Wow. Questa è un'evoluzione della draft che, beh, di certo non ci saremmo aspettati, ma wow davvero. Sarà interessante rivederla un po' sullo schermo, al di là di come sarà la sua performance, che sai, ogni tanto i dei dell'eSports danno sempre un po' quel favore a quel pick spericolato, un po' lontano, dimenticato. Chi lo sa. C'è sempre la possibilità che adesso arrivi a Xerxes con questo pick esotico e fa 1v9, vince la partita, prende tutto il game in mano sua, va a distruggere il jungle avversario. Ma sentiamo cosa ha da dire Medic con Ghiotto. Hai visto Ghiotto draftare in maniera molto safe, hai visto Ezreal, Tahm Kench, come va a influenzare la tua draft questo? È difficile da dire. Drafting a comp with a low amount of CC, which opened for some new picks. Perché I was not really expecting them to draft this way, hanno aperto a draftare questa composizione con veramente pochi CC, che ha poi aperto la possibilità a questi pick nuovi, che non sapevo bene dove volessero andare a parare con il loro stile di drop. Hai per caso guardato lo scaling da un lato e dall'altro e magari ti preoccupi un po' perché vedi campioni come Vladimir, Karthus, ti preoccupa un po' questa prospettiva? Beh sì, ma alla fine il loro scaling arriva prevalentemente dal danno magico, appunto. Vladimir, Karthus, danno magico, anche Ezreal fa molto danno magico, e se il mio team riesce a gestirlo non dovrebbe essere un grande problema questo grande scaling del team nemico. E dopo le parole del coach arriviamo finalmente su Runeterra, la landa degli evocatori, quindi benvenuti, questo è Origin contro YesK Gaming. E da casa, quindi con i vostri hashtag, potete farci sapere per chi fate il tifo con hashtag OGWin contro hashtag SKWin. Vediamo subito gli SK Gaming andare un po' in invasione. Un'invasione più che proattiva, molto aggressiva. Vogliono per Trick subito, tutto adesso e subito. Guadagnare un po' di visione nella giungla avversaria, allontanare gli avversari, garantirsi un po' di sicurezza attorno a questo buff rosso. È un buon modo per far partire la giungla di un Karthus, perché tipicamente vuoi tenere il più possibile da un pick del genere. Bella lancia, bei danni soprattutto. Bei danni. Questo costringerà gli SK a fare un bel po' di passi indietro. Però attenzione, c'è anche Jhenax lì vicino. Scambio di colpi, ma nulla che possa impensierire l'uno e l'altro team. Molti lumi in questa giungla, questo è poco ma sicuro. Un'altra lancia che va a segno. Gli SK hanno visione degli Origin, sanno che stanno un po' titubando attorno a questo buff rosso, quindi Trick ne approfitta per farsi avanti addirittura sui Lama Becchi, portarsene a casa un paio, prima che Xerxes smiti quello grande e se lo porti a casa, e che è la parte più importante, perché nel mostro più grande di ogni campo di giungla è custodita la gran parte, la maggior parte di esperienze, di gold e di ricompense di quel campo. Adesso Xerxes vede nuovamente Trick che ingaggia il suo red buff grazie al lume piazzato, e Xerxes ha quel livello 2. Grazie ai Lama Becchi e grazie all'esperienza che ha appena assorbito in corsia centrale, quindi riuscirà ad arrivare a chiudere, tagliare la strada a Trick e costringerlo ad arretrare, addirittura usare il proprio flash. E adesso Xerxes, sempre col vantaggio di livelli, si fa avanti nella giungla nemica. Può farlo, deve farlo, finché va a rubare il più possibile, ma qui lo smetto ovviamente ancora a favore Trick, non ancora disponibile per ovviamente Xerxes.
Ma questo potrebbe voler dire già. Che Xerxe blue buff. Da quello che sembrava essere un ottimo inizio per gli SK, con un possibile steal di red buff e poi si torna a farmare la propria giungla per trick, improvvisamente diventa un incubo, perché Xerxe si prende questo blu, e il blu ovviamente è un buff incredibilmente importante per un campione come Karthus, che se non può spammare le sue abilità non può pulire la giungla come vorrebbe, soprattutto a questi livelli iniziali. Xerxe, per assicurarsi la certezza, potrebbe prendere il blu e poi andare direttamente al proprio blu per evitare che Trick cerchi uno steal, così farà. Sembra che farà. Ci sono i ping. Esatto, diversi ping. Intanto però qui vediamo Genax che si è portato in corsia centrale, ovviamente nelle sue mani, quindi Vladimir in top contro Alfari, un buon matchup che va anche un po' a scardinare il flex di Orn in mid. Sì, alla fine sì, metti comunque top laner contro top laner, almeno di stile, esatto, di gioco di campioni. Alla fine, grazie al lume che è stato piazzato all'uscita della giungla dal lato superiore di mappa, l'uscita inferiore degli SK, questo ha assicurato a Xerxe che Trick non stesse cercando inserimenti particolari verso il proprio blu. Questo gli permette di pulire con calma i propri campi e poi andare verso il blu senza aver paura che questo venga rubato via. Esatto. In ogni caso, questa è la risposta che serve contro un jungler come Karthus. Metterlo alle strette e vedremo come si evolverà, perché adesso molto nelle mani proprio di Xerxe. Dover riuscire a bloccare quello scaling imperterrito. Le prospettive sono molto buone dal lato suo. Li vediamo adesso con una differenza di farm che va di un minion a favore di Trick, perché è riuscito a invadere quella prima azione sugli ammabecchi, ma ho capito. I danni! Forza il flash! Facce sfasciate che si disperdono un po' nel vuoto. La differenza, una volta, bravissimo. La differenza principale ovviamente tra i jungler, che sì, vedi 16 e 17, pensi che Trick sia leggermente in vantaggio, poi guardi la giungla, vedi nella giungla di Trick c'è soltanto un campo, adesso i lupi sono il secondo che tornano in vita, la giungla di Xerxe è praticamente piena, fatta eccezione per il red buff. Destri si lancia in avanti, trova i controlli sul limit, crown shot ovviamente costretto a essere divorato dal limit stesso. Xerxe è molto aggressivo, adesso vuole andare per il Gromp, può farlo. Già, ancora una volta basterà semplicemente mostrare un po' la sua presenza per costringere Trick ad arretrare, quindi resettare questo Gromp, vanificare ancora una volta tutto il tempo che Trick ha passato attorno a questo buff, anche perché ricordiamo, Trick non ha il blu, quindi se vuoi prendere un campo devi spendere un sacco di mana, e quando hai speso un sacco di mana per quasi prendere un campo e poi quel campo viene resettato, hai perso tutto. Torni in base, compri quello che puoi comprare con i pochissimi soldi a tua disposizione e poi cerchi di ritornare nella giungla dal lato opposto. Xerxe nel frattempo non ha ancora pulito il suo blue buff. Tra l'altro Alfari molto molto aggressivo, trova degli ottimi trade, danni interessanti, qui Sacre ovviamente costretto a fuggire, interrotto anche il suo richiamo in base, e solo adesso giustamente Xerxe si porterà in corsia superiore. Ma sa bene dove è il jungler avversario, sa qual è il lato di mappa su cui Trick è diretto dopo essere scappato al lato inferiore, perché quel lato inferiore è vuoto, quindi non avrebbe senso per Trick ritornarci. Questo permette ad Alfari quindi di tornare in base con un ottimo tempismo per evitare anche un possibile inserimento da parte di Trick. Nuketak ovviamente in questa corsia centrale è molto più tranquillo, perché è difficile aggredire un Orn, soprattutto se ci sono così tante difficoltà già incontrate in jungle da parte del jungler avversario. E soltanto adesso Xerxe torna a pulire un po' il suo lato superiore di jungle, che vuol dire che ne trarrà un po' meno esperienza, ma sono comunque campi che fanno la differenza con quello che Trick ha dalla sua. Sì, questo è vero. Finché continui a prendere campi avversari invece dei tuoi, i tuoi sì varranno meno, ma quegli avversari non valgono niente perché li hai presi tu. Stile di gioco inoppugnabile. Adesso vediamo l'arrivo dei diversi campi che stanno esplorando nella corsia della giungla inferiore di Xerxe. E c'è un drago infernale che, tutto sommato, sono danni aggiuntivi. Certo, non uno dei migliori in coppia singola, ma è pur sempre un drago. E anche qui c'è un po' anche il fatto di dover pensare a quali draghi prioritizzare. Se la tua composizione non è poi così avvantaggiosa, non trae così grande vantaggio da un singolo drago infernale, a discapito ovviamente però di arrivare subito a un ipotetico soul point. Già, d'altra parte quel drago infernale, finché qualcuno non lo prende, non se ne va. Quindi se vuoi puntare a uno scaling o comunque un'accelerazione del ritmo di gioco, conviene sempre prendere l'obiettivo e toglierlo da una composizione con Ezreal, Karthus, Vladimir. Quelli sì, sono pochi punti percentuali di moltiplicazione delle statistiche, ma quando con campioni come Karthus, come Vladimir, idealmente loro vorrebbero arrivare verso le multiple centinaia, esatto, di AP, yeah. Quindi lì la differenza inizia a sentirsi un pochino di più.
E infatti, primo drago che viene quindi conquistato proprio dalla formazione degli Origin. Ma stanno giocando più tempo nella giungla avversaria che nella loro parte di giungle, non. Ed è quello che devi fare un po' se vai a selezionare un campione come Nidalee. Lasci Upset contro Crownshot e per poco Upset non trova la solo kill. Una Suprema che va semplicemente a pulire l'ondata, a scacciare un po' Crownshot, ma Crownshot chiaramente con quell'Ezreal molto safe. Ancora il flash disponibile, c'è comunque quel Tahm Kench al suo fianco. Ancora una volta Xerxes va a punire Trick. C'è Nukedak, Trick ancora una volta costretto al flash. E si vede già due campi praticamente rimossi. Perde il blue buff e ora perderà anche il Gromp. Già, quando stai pulendo il tuo Gromp tranquillo e improvvisamente vedi un mid laner che è livello 7, un jungler avversario che è livello 6, venire a invaderti quando tu sei livello 4. Bravo, l'unica cosa da fare è flashare via. Se un altro qui limita, negato un po' quel Gromp, meglio di niente. Sì, c'è da dire, non forse non ideale togliere altre esperienze da Trick. Una volta che l'hai salvato, riportalo in giungla e lascialo lì. Anche se, a conti fatti, lasciare un Gromp in vita su un lato di giungla che è tutto vuoto, per Trick non sarebbe stato efficiente andare bot side. Nukedak su Jinx, quest'ultimo ovviamente un po' inficiato dalla barra di HP e dal Brittle, il proc di Nukedak. Danni che più o meno si vanno ad equiparare, ma ovviamente situazione non facile per tutti i membri del team di SK che stanno subendo anche semplicemente a livello di farm. Infatti qui lo vediamo 0-0, ma un drago della loro e diverso farm che va a distanziarli l'uno dall'altro. Cioè Destiny sta giocando questa partita mano nella mano un po' con Xerxes, lo vediamo ancora a livello 4, più delle volte si è allontanato dalla botlane proprio per aiutare Xerxes, adesso addirittura lo assiste in un gank in corsia superiore. Questa è pazzia, Destiny! Alfari all'inseguimento, Suprema disponibile, Sacre sotto ustione, Sesse ha rubato un altro campo. Già è andato ancora una volta a rompere un po' le scatole a Trick che stava cercando di farmare. È un vero e proprio incubo, ci sono 13 CS di vantaggio adesso tra i due jungler e Trick è ancora al 5. E la differenza diventa sempre più pesante, soprattutto nei confronti dei solo laner avversari. Ecco, questo è un game dove Karthus non sta ottenendo le risorse di prima. Ne abbiamo parlato in draft, è un campione che può avere vari quel risultati. Game è abbiamo game. Visto il game dei G2, questo mi aspettavo di vederlo un po' l'altro risvolto, all'altro lato della medaglia. E così per adesso si sta rivelando. Certo, forse un po' esacerbata questa cosa, spinta ai massimi termini dal pick di Nidalee di Xerxes, che è un po' forse eccessivo nel ciò che vuole fare e unidirezionale, ma sta funzionando così bene per adesso. Trick soltanto adesso ha raggiunto quel livello 6 e cercherà senza dubbio di farlo valere il più possibile con quel Requiem, ma finché gli SK non riescono a combinare granché sul resto della mappa, quel Requiem ha un utilizzo molto limitato. 2 minuti a drago della montagna. Si stanno muovendo limite Trick verso la corsia inferiore, dove sì, adesso c'è quel, dovrebbe esserci quel Gromp, ma magra consolazione per Trick in ogni caso. E infatti lo vediamo, una distanza di farm imbarazzante. Nel frattempo la differenza di farm si sta aumentando anche sulla top lane, che è una cosa abbastanza particolare, perché per quanto Vladimir non sia un campione che dovrebbe dare molti problemi in corsia Gangplank, è sempre strano vedere un Gangplank partire così forte, con un ritmo di farming ottimo. E la corsia inferiore, entrambi gli AD carry, vediamo, stanno mantenendo un buon ritmo, spesso lasciati un po' a loro stessi in quella corsia inferiore. Upset ovviamente ha beneficiato di più dalla solitudine, portandosi già al livello 8, Destiny ancora al 5, Limit è stato un po' più vicino a Crownshot, si è scollegato soltanto quando veramente necessario. Però altro po' di danni che ovviamente vede favore sempre Upset, con fin tanto che ovviamente non ci sarà uno scaling da parte di Crownshot. Tutto sommato, alla fine, la differenza in gol tra i due jungler è soltanto di circa 600. Sì. Beh, quell'interazione è stata molto divertente. Per quanto faccia comunque danno, è divertente vedere un set che vola in aria e riesce comunque a tirare la W. Sì, è abbastanza comodo da parte di Jinx il poter preventivare così facilmente le aggressioni avversarie, quindi saper bene quando schiacciare la W per attivare quello scudo e bloccare l'aggressione nemica, anche perché raramente in un matchup contro Ornn vorrai utilizzare la W in maniera offensiva. Destiny trova Limit, danni che si vanno a spendere sull'uno e sull'altro. Inseguimento, Limit costretto al flash, doppio, c'è il teletrasporto da parte proprio di Jinx e il Requiem che si abbatte su Destiny, ora solo Upset. Bellissimo il flash, Xerxes fa da frontline, arriva anche Nukedak. Riparte, arriva il knock up, purtroppo non coglie nessuno l'evocazione della forgia.
I danni però potrebbero bastare. Wow. Hanno lanciato tutto quello che... anche le scarpe, eppure sono riusciti a ucciderli. Già, e quello è veramente strano considerando le premesse un po' che c'è. Oh, crowd shot. Si sta leccando i baffi. Centimetri. Nulla di fatto. Alla fine nessuno muore. Ancora dopo quell'azione siamo ancora senza un primo sangue. Siamo all'alba dei 13 minuti, siamo al secondo drago aggredito e ancora nessuno è morto nell'intera partita. E ci siamo stati molto vicini in quell'azione in corsia inferiore, ma Upset è stato veramente bravissimo tra cronografo e flash utilizzato al momento corretto per evitare quindi la suprema di Trick e poi l'aggressione da parte dei rimanenti membri degli SK che sono persino caduti un po' nell'inganno, hanno richiamato il teletrasporto di Genax. Hanno abboccato un po' all'amo. Sì. Però c'è anche da dire che qualcosa devi fare. Sì. Presto o tardi qualcosa devi fare. Anche perché sì, ok, il tuo team ha un ottimo scaling, ma se continuano a giocare così gli Origin, poco a poco, piano piano, quello scaling ti verrà arrestato. Anche perché lo vediamo qui purtroppo. Limit porta Trick in direzione di Alfari. I diversi colpi cominciano piano piano, e questa potrebbe essere la prima uccisione proprio per Trick, ma Alfari se la gioca così bene che costringe Limites a divorare quest'ultimo e a ottenere lui l'uccisione a conti fatti non così vantaggioso. Già, alla fine il primo sangue nelle tasche di Tam Kench non è esattamente dove vorresti che si trovasse, ma Alfari è stato bravissimo lì con un gioco di gambe fantastico per evitare tutte quelle aggressioni. Adesso Destiny sta aspettando la sua suprema. Arriva su Limit. E Upset, giustizia, facilmente. Limit, un'uccisione che comunque va a favorire piano piano lo scaling anche di Miss Fortune. Cerse! E continua lance a scacciare Trick. Wow, e io penso che Trick sia tiltato tantissimo. Sono adesso 30 CS di differenza in giungla con Cerse che continua a prendere campo di giungla dopo campo di giungla. E il povero Trick è rimasto un po' indietro su quel lato, diciamocelo. Ma a conti fatti, due uccisioni che finalmente arrivano. Chiaramente quella della raccolta degli Origin ben più fruttuosa di quella degli SK, perché hai messo una bella kill su Upset, sulla tua Miss Fortune, sul tuo AD Carry. E Tam Kench non potrà fare granché con il gold di quel primo sangue, ma è lì soprattutto merito di Alfari di evitare tutto il danno di Trick con le sue Q. E chiaramente a questi livelli, con questi oggetti, ancora Karthus non fa molto danno ad area con la E, non abbastanza da uccidere Alfari. Quindi Limit quasi costretto a prendere la kill per evitare che fosse Alfari stesso a uccidere Trick. Il fatto che Xerxes continui a prendere tutto questo farm, per quanto sia, è fenomenale, perché stai non solo giocando ovviamente con un incredibile incremento di risorse e generazione di risorse su te stesso, ma il fatto che tu vada semplicemente a sfaldare la composizione degli SK, che non stanno reagendo, non possono reagire perché Trick è troppo indietro. Non puoi neanche dire cerchiamo un team fight e Trick pulirà. Sì, infatti non ci sono, più che altro non ci sono nemmeno molti modi per far scatenare un team fight per gli SK. Con la loro composizione hai sì campioni come Seth, campioni come Vladimir che possono fare da engager, ma possono farlo primariamente se hanno già un vantaggio, se sono, non necessariamente in vantaggio, ma se sono forti. E in questo momento ancora non lo sono. Serve quindi tempo. Diventa sempre più complicato per gli SK raggiungere un punto in cui possono permettersi di fare da engage e di cercare quelle aggressioni che permetteranno loro di colmare le mancanze. Ma allo stesso tempo è difficile raggiungere quel punto se non riesce a colmare quelle stesse mancanze. Un po' un cane che si morde la coda. Xerxes si lancia in avanti, non trova purtroppo la lancia, cerca una trappola. Crunchot molto bravo a rispondere fin da subito con le aggressioni. Un po' difficile, vediamo, colpire giavellotti da questa distanza contro questi avversari con Nidalee. Più delle volte devi fare affidamento un po' sui controlli nemici. Decidono di utilizzare subito questo messaggero in questa situazione. Dove si vede la forgia, trovando un knock up su Limit che ha immediatamente divorato Trick. Poi il limitare riesce in qualche modo a salvarsi. Terza torre, mappe che si aprono nella sua totalità, lato ovviamente Origin contro SK. E questo messaggero ha fatto un po' il suo dovere, perché prendere questa torre in corsia centrale adesso significa che per gli Origin c'è un accesso ancora più semplice alla giungla nemica, e quindi ancora più facile mantenere a digiuno
trick con questo Karthus che purtroppo non ha trovato l'inserimento desiderato all'interno di questa partita e la punizione non tarda ad arrivare dagli Origin. E questo l'abbiamo parlato prima del draft stesso. Gli Origin hanno questo stile molto metodico, molto tranquillo, dove se vai a giocare seguendo la tua win condition ed evitando quella avversaria, inevitabilmente prima o poi arriverai alla vittoria. E gli Origin fanno questo, non fanno giocate pirotecniche, non cercano di outplayare i tuoi avversari, si mettono in una situazione favorevole dalla draft e poi eseguiscono la partita con una quasi simulazione perfetta. E pochi errori, per non dire nessuno, stile di gioco molto lento, molto tranquillo, ma funziona. Finché funziona, perché cambiare? Abbiamo parlato anche di dover tornare un po' alle azioni, quelle un pochino più semplici, composizioni dall'esecuzione anche un pochino più semplice. Ora sono gli SK ad iniziare questo drago. Vediamo se avranno le risposte necessarie. Adesso la Suprema di Giustizia. Sarà avanti, Nidalee prova lo smite, ma non lo trova. Subito limite, incastrato da Destiny. Pelle coriacea, trick in fin di vita, costretto a flash, non ha più il mana, Apse trova una facile uccisione. Oh. La lancia del destino, il giudizio è Requiem, al contrario però, ed è per trick la giustizia. Pugo, poco da fare. SK costretti a retrocedere. SK, giusta mossa lì nel cercare l'aggressione su quel drago, sono riusciti a conquistarselo e hanno forzato una situazione di fight in un momento in cui gli Origin non erano pronti al 100% a rispondere, perché ancora non era disponibile la Suprema di Nuketech. Il modo in cui si sono approcciati allo scontro è stato un po' incerto da alcuni lati e quindi ha causato alcune abilità ad essere utilizzate in maniera non del tutto ottimale, come abbiamo visto la Suprema di Upset ancora una volta principalmente per cercare di eliminare un singolo bersaglio. E gli escape però sulla fuga sono comunque stati un po' ripresi e bloccati dagli Origin, che sono comunque riusciti a portarsi a casa qualche uccisione di contorno. Quindi qualcosa di perso ma qualcosa di guadagnato. Beh sì, hai preso quel drago che, se accumulato, ti darà non soltanto interessanti risorse per il proprio team, ma anche un presupposto per l'anime. Hai comunque tolto il ipotetico soul point agli Origin. Il fatto è che però ovviamente hai speso un'uccisione in più. Già, questo non è mai ideale quando stai comunque fronteggiando... sì, abbiamo parlato un po' dello scaling, no? Degli SK e di Vladimir e di Karthus. Come ha detto lo stesso Bioto, è una composizione che di scaling ne ha, ma è prevalentemente danno magico, quindi relativamente facile da aggirare. Guardi la comp degli Origin e beh, hai un Ornn, hai un Gangplank, Miss Fortune, che per carità non è forse il vero migliore scaling quando si parla di AD carry, ma quando ci affianchi tutte le statistiche bonus che otterranno gli Origin volta dopo volta grazie a Ornn. Nuketech trova un'ottima composizione, trovano addirittura la Suprema su Trick, Power Bomber di Genax, facce sfasciate, arriva il Requiem. Lo sbarramento, Krausch trova una facile uscita proprio su Destiny. Sacre è appena arrivato con il teletrasporto, si lancia in avanti, continuano a lanciare lance una dopo l'altra. Xex purtroppo non riesce a ottenere i danni necessari. Ancora una volta è uno scambio che risulta in un 1-1, dove gli escape però sono costretti a utilizzare gran parte delle loro supreme, il teletrasporto di Sacre. Gli Origin invece molto più contenuti, diciamo, in questa azione, ed essere stata più una vittima collaterale che altro, ed è comunque un sacrificio che sei disposto a fare per cercare di limitare ancora di più il potenziale di questo Karthus, che come abbiamo visto qua dalla visione piazzata dagli Origin è stato visto andare verso questo lato superiore e intercettato su quei Krug. C'è stato ben poco da fare per cercare di salvarsi e sopravvivere. Questa combinazione di Requiem e sbarramento energetico significa che per te è impossibile fuggire dalla morte. Un po' se lo merita, perché quel flash Q sui Krug abbastanza infame, abbastanza direi una giusta punizione divina. Però detto questo, sono comunque risposte che piano piano gli SK stanno avanzando, quindi attenzione, perché per quanto la gold lead sia ancora pesantemente al lato Origin, non vuol dire che per gli SK sia finita. Anzi, assolutamente. Ci sono sempre quelle assurde prospettive di recupero e di fight vinti, tirati fuori un po' dal cilindro, ma attenzione, trovano nuovamente su Trick, limite costretto a divorarlo. Poi qui Genax fa un po' da peeling, ma le resistenze non ci sono! Salta e rimbalza, incoccia proprio sulla testa del caprone evocato da Nuketech.
gioco simpatico, ma di simpatico non c'è niente per Genax, che purtroppo si vede. Schermo bianco e nero per lui. L'ha proprio preso al volo, sì, proprio... quella suprema è stata lanciata in maniera geometrica. Pazzesco. Fantastico, tagli la strada all'avversario e gli rimuovi ogni possibile via di fuga e questo è il risultato. Ancora una volta lo vediamo con gli Origin che fanno sempre partire queste azioni in mezzo alla giungla avversaria, cercando di infastidire un po' i nemici e... Genax aveva delle buone prospettive un po' di salvezza. Sì. La sfortuna vuole che quando ti lanci con la conifera esplosiva e soprattutto se per sfortuna durante il lancio viene intercettato da un altro controllo non puoi più sfruttare tutta quella grinta per ottenere lo scudo con la doppia. Ovviamente però sempre sul limit, ovviamente prendere Tank Ench che non può divorarsi è la soluzione migliore, soprattutto se fuori posizione. Alfari finalmente dopo tanto tempo riesce a ottenere anche un'uccisione, si unisce quindi, che è ancora miracolosa, però qui una fantastica power room, faccia sfacciata su tre membri, la doppia W, shutdown, Genax, un pazzo, e poi Requiem a fare da follow up, ma Alfari ormai si è già preso la sua vendetta, Nugdak cercherà di fare da frontline, e alla fine riusciranno in qualche modo a cavarsela, e oh mio Dio, quella lancia! Quella lancia ha fatto molto male, adesso si lotta per questo drago, ma Xerx ha sempre quel livello di vantaggio, e... oh! Cosa è riuscito a fare, signori? Trovano così anche il drago, ma adesso piano piano cadranno uno dopo l'altro. Yes, K, ancora una volta, sì, hai trovato quel drago, ma a fronte di quattro uccisioni. Xerxes ha sbagliato lo smite, semplicemente. Sì. Non so nemmeno se Trick ha utilizzato il suo. Ho visto cifra doppia da parte del drago, mi sembra che sia sceso forse addirittura verso le decine basse, ma qua rivediamo ancora una volta questo scontro, perché sì, hai trovato limit inizialmente, questo è un sacrificio che gli SK sono ben disposti a fare, ma Genax, con questo set meraviglioso, pazzissimo, assorbe tutti questi danni iniziali, la Suprema lo porta in mezzo al team avversario, una bellissima E per raggruppare nemici e trovare anche lo stordimento, wow, e poi il flash per seguire i pugni nelle mani, quindi garantire quell'uccisione su Upset, sul bersaglio primario, quello che volevi uccidere l'hai ucciso. Intanto vediamo nel riquadro inferiore... Barone conquistato gli Origin. E qui passo, e qua voglio falso vedere ancora lo smite, perché Xerxes è un livello sopra, ha quell'execute su Nidalee, 15 HP rimasti sul drago, e la Q di Trick già conquista l'obiettivo. Un po' unlucky, un po' unlucky per Xerxes, però si sono rifatti con il Baron, esatto, direi. Esatto, si sono rifatti allegramente con il Baron. Ma detto questo, ora c'è un barone che va a inficiare parecchio anche sulla gold lead lato SK, che si vedono ormai quasi 10.000 unità di differenza. Gli Origin devono sfruttare ora questo momento per schiacciare, o meglio riportare sotto pressione gli SK, perché piano piano stanno rispondendo sempre più, ogni volta con qualcosa in più presa da quel teamfight. Già, come diciamo spesso, quando hai un vantaggio sostanziale non vorresti lanciare la trasporto a parte di Genax su Upset, powerbomb distruttiva, la Suprema di Destiny riesce a coglierlo, ma adesso per lui l'ultima doppia W, pugni nelle mani, Genax troverà una facile assist sull'uccisione invece di Q da parte proprio di Trick. Upset eliminato, e questo non permette il proseguo dell'aggressione da parte degli Origin. Fenomenale Genax, già bellissima la Suprema che non solo bersaglia l'avversario giusto, ma lo isola. Upset da solo oltre quel muro nella tana dei Namabecchi, senza flash per portarsi in salvo, non può più fare niente se non cercare di duellare un set, e non è una bellissima idea. Sono estasiato, Genax sta mostrando un set pazzesco. Ah, queste azioni permettono un po' agli SK di sopravvivere, esatto, a queste circostanze, a queste situazioni. Però comunque, se non altro adesso gli Origin sono costretti a sfruttare ancora un po' meno questa mano del barone, che sperava invece di usare per rompere definitivamente la base nemica, ma servirà soltanto per... Oh! Wow! Che ancora! Che ancora! Destiny si sta facendo perdonare per quel Krug. La sto facendo nel mio modo migliore. Decisamente. Sbarramento energetico per andare a pulire un po' la wave, ma nulla che possa impensierire ancora una volta Destiny, un'altra ancora cade infine la torre. Genax ha conquistato la seconda torre per gli SK Gaming, ma
Adesso l'inibitore è sotto attacco, l'intervento comunque e l'arrivo per il toro di Janax riporteranno equilibrio e ripristino non solo nella forza ma anche nel team fight. È un intervento richiesto a questo punto, perché vediamo in questo, nel riquadro abbiamo visto evidenziato il lume di controllo nella tana del drago, sarebbe stato un buon posizionamento per un teletrasporto qualora Sacri avesse voluto inserirsi dalla distanza, ma abbiamo visto gli escape preferiscono non forzare troppo i fight, non in questi ultimi secondi del Baron e non quando non puoi assicurarti di isolare un bersaglio avversario e portarti a casa un vantaggio numerico tra alcune virgolette all'interno del fight, come è stato nel fight precedente grazie al fantastico inserimento di Genax e la Suprema che ha portato via Upset dai suoi compagni di squadra. Adesso stiamo guardando verso un drago, già. Che potrebbe essere il terzo drago dell'oceano addirittura degli escape. Destiny prova l'ancora miracolata, ma nulla di fatto. Destiny ha provato a fare un po' un cosplay di Britz prevedendo lo spostamento arcano di Crownshot, ma l'angolo un po' di quell'ancora era impreciso, non del tutto corretto a seguire lo spostamento di fuga di Crownshot. Adesso vediamo un po' cosa succede attorno a questo drago, perché gli altri draghi, gli escape, li hanno presi, sì, ma sembravano sempre li avessero un po' rubacchiati. Il primo drago, perché sono arrivati molto presto, gli Origin non sono stati pronti a reagire all'immediata aggressione. Il secondo è stato uno pseudo steal con uno smite di Xerxes che non trova il momento giusto nell'esecuzione. E adesso vediamo, perché gli ultimi fight non sono stati così clementi con gli SK come quelli precedenti. Adesso vediamo nuovamente Yorigen su quello che adesso è il terzo drago e Soul Point. Oserei dire finalmente. Già, potevano portarcisi molto prima, a giudicare un po' di tutte quelle azioni. E questo purtroppo è qualcosa che non fa loro tantissimo onore, perché con questa composizione cercare di rushare un po' l'anima, cercare di andare subito ad alimentare ancora di più quell'enorme potenziale da late game che hai nella tua comp con rendendo Ornn ancora più difficile da battere, permettendo a campioni come Miss Fortune, come Nidalee, che vogliono comunque combattere in maniera prolungata e sostenuta, di continuare ad esserlo ancora di più questa minaccia con il sustain enorme che quell'anima ti offre. Beh, tutto sommato Xerxes, per quanto abbia nel suo inventario anche un Graal, i danni della lancia iniziano comunque a sentirsi anche su personaggi come Seth. Già, quelli sono danni che bene o male salteranno sempre fuori con Nidalee quando inizia ad accumulare potere magico. Voglio vederli su Trico Crownshot però. Quelli sarebbero veramente danni in questo momento che rischiano di fare di lasciare lesioni permanenti. In questo momento appunto a Rabadon persino completato adesso, ora sì, che si affianca a quella doppia penetrazione magica. Nel riquadro abbiamo visto il viaggio degli abissi che ha portato Limit nella base nemica per piazzare un po' di visione e poi tornare via. Ok, quanto pare un uso interessante e creativo di quel viaggio degli abissi. Sì, se non altro è qualcosa che ti permette di ottenere della visione che non dovresti avere, perché gli Origin sono stati molto bravi nel spingere sempre più avanti la loro linea di visione e facendo così chiaramente se un avversario cerca di infiltrare il tuo territorio per wardarlo a sua volta lo vedi, ma al limite ha girato un po' questo problema e essendo anche tornato poi indietro con il recall non ha riattraversato i lumi, quindi quella è visione per gli SK che gli Origin non sanno che gli SK hanno. E giustamente ora gli Origin si riportano nuovamente verso la base avversaria, puliscono tutta la visione possibile, il Baron sempre più alla portata, o probabilmente stanno cercando di guadagnare tempo per aspettare questi 2 minuti e 40, trovare magari un fight verso il drago, trovare anche una semplice uccisione e poi affacciarsi al Baron, anche se l'ipotesi del Baron lato red side è molto più difficile, quindi mi aspetto che gli Origin forzino un teamfight adesso in quella tana dove non c'è visione e dove per l'appunto ti puoi avvantaggiare della posizione non del tutto ottimale per potersi approcciare al teamfight lato escape. Sì, se riesci ad arrivare a un teamfight e sfruttare bene soprattutto le supreme che hai da parte tua con Ornn, Miss Fortune, Gangplank, quello è un enorme controllo e danno soprattutto d'area che può dare molto fastidio agli escape. Adesso
Gli SK cercano di ottenere un po' di priorità in corsia centrale, ma gli Origin subito se ne approfittano per correre in corsia superiore con questa ondata che si erano un po' preparati e vanno subito a minacciare molto la torre del limitore. E gli SK non hanno assolutamente la prontezza per reagire. Questa sarà la torre e forse anche pressione sull'inibitore. Non credo vogliono l'inibitore, però qui Upset si sta un po' tardando. Limit trova porta crownshot, ma è quasi un po' ingannevole questo posizionamento. Un ottimo knock up, powerbomb, Sacre è già in fin di vita, costretto alla fuga, Genax vuole Upset, la gritta c'è, la doppia W, che shutdown signore, poi Requiem ad essere in fin di vita, immediatamente ripresosi dalle sue cure, mio dio Genax! Genax è sopravvissuto Genax pure! Genax è un mostro! Limitz l'ha mangiato, l'ha portato in salvo e gli obiettivi per gli SK in questi fight sono sempre eliminare Upset, nel momento in cui Upset muore... I danni di Xerxes non sono più così consistenti, non contro campioni che diventano sempre più grossi e resistenti, come lo stesso Genax, come Sacre. Devono fare molto più affidamento a quel punto su Alfari, gli Origin, ma... Volevi vedere la lancia su Crownshot? L'ho vista, pazzesca. Anche Crownshot l'ha vista. Anche Crownshot l'ha sentita, mi sa. Beh... Nella realtà, proprio. Probabilmente sì. Però abbiamo visto in questo fight gli SK hanno ancora una volta trovato il bersaglio di cui avevano bisogno e non basta la fascia dell'argento vivo per Upset per purificare quello stordimento iniziale delle fasce sfacciate per facce sfasciate per portarsi poi in salvo. I danni comunque arrivano, Genax ha un solo bersaglio in mente e non esita a fare tutto il necessario per portarselo a casa. Upset che viene esploso da quest'ultimo proc dei pugni nelle mani. E a questo punto gli Origin sono costretti a battere ritirata, perché senza più l'ora di carry, con invece gli SK che hanno una prospettiva molto più pericolosa di fight, con Crownshot e Trick che se riescono a continuare fanno... Guarda Genax, i danni. Guarda Sacre, 6 danni. Come hai fatto a fare 6 danni? È perché è entrato, stordito, nocappato, pozzo di sangue. Sì, ma come hai fatto a fare 6 danni? Distriscio qualcuno con la pozza di sangue, probabilmente. Non okay. Lo so. Ok. Un tick su Nuke Tech, forse, qualcosa del forse. Genere. Genax un'ottima frontline, ma non si deve esporre troppo. Drago comunque cade nelle mani di SK. Ora è il momento di fuggire. Ma qui adesso vengono trovati uno dopo l'altro. Alfari sul flank. Genax spende la propria suprema. Sacre sempre in pozzo di sangue. Oh. Tardivo. Genax potrebbe ancora trovare una rivalsa, ma i danni non bastano. Anche per lui una Clessidra, ma che sa di sconfitta. Ancora una volta prende il drago, ma sono 3 dei morti. Già, e quindi gli Origin barattano volentieri la prospettiva della loro anima immediata con 3 uccisioni. Adesso una facile via d'entrata per la base nemica, che ricordiamo ha 2 inibitori già aperti. Nukedeck, signor Nukedeck. Ah, Nukedeck, importa relativamente poco Nukedeck adesso di questa non torre. Non se ne frega niente dei colpi di torre. Tank e rigenera, questo sarà inibitore. Vediamo quanto gli Origin vogliono continuare a spingere. Beh, per adesso 20 secondi a Genax e Sacre. Genax è un'ottima frontline. Speriamo comunque che il Baron è ancora disponibile adesso, quindi no, vorrei vederli, vanno a contestare questi 3 inibitori. Potrebbero poi tranquillamente ritirarsi verso uno di quei Baron e costringere un po' gli SK ancora una volta a gettarsi in un fight per contestare un obiettivo che potrebbe andare molto similmente a quello che abbiamo appena visto. Un barone molto importante sarebbe il colpo di grazia probabilmente per gli SK. Sarebbe a vedere in ogni caso. Genax è tornato, così come Sacre. Sacre non il migliore dei gameplay con un Vladimir. Purtroppo. Purtroppo no. Purtroppo non c'è stato quello stesso livello che ci saremmo aspettati da un campione del genere, un po' dallo stile, perché effettivamente la cosa che avevo menzionato nel draft era stato lo stile è sempre un po' simile di Sacre per adesso in questo split. E ingannato un po' anche dal pick di Seth, che poi hanno finito per collocare in corsia centrale. È un nuovo pick per Sacre, è un nuovo stile, un nuovo ruolo all'interno della sua squadra, ma non sta dando proprio i frutti sperati. E ancora una volta qua gli Origin si approcciano a un fight considerando quasi l'obiettivo come un pretesto. Non è quello a cui puntano, quello a cui puntano è decimare il team avversario e poi approfittarsene. Ma qua il proseguo un po' di questo fight è stato veramente ottimo, con quell'ancora bellissima di Destiny che sembrava aver aggirato l'angolo del muro per comunque cogliere Sacre in fuga e con il vantaggio numerico poi ottenuto prendersi quegli inibitori che si sono poi trasformati nella pressione di mappa che hanno portato il Baron e adesso gli Origin ci riprovano ancora una volta, obiettivo da endgame alla mano. Sì, vediamo come risponderanno gli SK. Hanno sicuramente adesso qualche oggetto in più per poter rispondere, ma non è facile. Vediamo tutti gli oggetti potenziati ormai da Ornn. Per fortuna tutti quelli giusti.
Sì. Qua è... ci sono sempre un po' di discorsi da fare anche sulla virtù della triade frammento infinito, ma ultima chance da parte degli SK, arriva il teletrasporto di Genax alle spalle. Promozione della forgia, Nukedak. Whoop! Liscio. Genax su Tech, powerbomb, ma upset. Un ottimo utilizzo della sua fascia d'argento vivo. E quello è un modo molto interessante. Già. Che non per allontanare Genax. Considerano per salvarsi da quella suprema. Perché adesso la prospettiva di reinserimento per Genax è molto più difficile. Gli Origin giocano a scacchi attorno a queste torri. Triple lock up, si lancia in avanti proprio Genax. Poco da fare per il suo Sterak. Le facce sfasciate non bastano. E ora però molti degli HP degli Origin sono in fin di vita. Upset cade. Alfari in fin di vita, Sacre si aspettava di tornare ma solo per morire. E ormai il Nexus è bello che distrutto. GG Origin, un'altra convincente vittoria, un'altra solida vittoria, ma non un'altra vittoria intrattenente. Ma non ci dilunghiamo troppo, non ci soffermiamo su quelle che sono un po' le esecuzioni, anche se in realtà no, sì, invece ci soffermiamo, perché questo è un game che gli Origin potevano chiudere ben prima. Hanno lasciato troppe risposte agli escape. Allora, sì, da un lato. E no, dall'altro. Dall'altro è esattamente quello che ci aspettiamo in questo momento dagli Origin. Gli Origin stanno cercando di approcciare questo stile zero errori. E zero errori significa anche zero rischi, spesso. Vero. E zero rischi significa game più lenti, game più metodici, game più tranquilli. Game dove non forzi un obiettivo o una contesa di qualche drago, baron o una torre o un fight, a meno che tu non ne abbia realmente bisogno e a meno che tu non sia convinto al 100% che quel fight obiettivo andrà a tuo favore. E questo l'abbiamo visto più volte da parte degli Origin, che sono andati a concedere drago dopo drago. Abbiamo avuto 6 draghi e nessun team ha raggiunto l'anima in questa partita, che è una cosa abbastanza insolita se ci vai a pensare, perché spesso o il team che prende fin da subito piede sugli obiettivi se ne prende 4 e forza subito l'anima, oppure magari a volte vediamo un team che se ne prende 2 e poi ne concede uno all'avversario per poi comunque prendere l'anima, ma in generale un ritmo molto particolare, un avanti e indietro su questi obiettivi che è un po' strano da vedere, soprattutto nel meta attuale, sì. Dove molti team invece cercano, vanno un po' a ricercare quella furia, quel caos, quel forzare fight, forzare obiettivi per contare un po' più quasi sull'abilità individuale che quella di squadra, mentre gli Origin stanno giocando sembra full macro, full team play, e li sta ripagando, perché diciamocelo, soprattutto contro squadre che non riusciranno a punirti adeguatamente, come gli SK in questo caso, giocare uno stile che non prevede rischi, non prevede quindi situazioni dove vai a metterti in pericolo, situazioni dove magari lasci al team avversario l'opportunità di anche lui fare il suo, ma scommetti sul fatto che tu riuscirai a ottenerne di più da questo tempo che stai investendo verso il futuro. Ed è quello che stanno facendo gli Origin nelle partite recenti, ed è per questo che i loro game sono così lenti, così lunghi, ma così vittoriosi, diciamo. Diciamo che più che altro lo stile di gioco sarà poco pirotecnico, ne parlavamo, poco fantasioso, però funziona, molto concreto, pratico, diretto. Non lascia molto spazio anche a delle imprecisioni, perché viene anche punito molto. Se da un lato funziona tanto, se non riesce a farlo giustamente funzionare nella sua piccola esecuzione che ne richiede, viene anche pesantemente punito. E non è semplice poi recuperare, ma per adesso gli Origin un po' scuola da ABC. Sì, la ricetta, possiamo dire, da parte degli SK in questa partita era comunque giusta, perché sai bene che questo è lo stile di Origin, e quindi il voler giocare uno stile molto, molto incentrato sullo scaling in risposta con quelle prospettive di Vladimir, di Ezreal, di Karthus, è una buona risposta, ma ancora una volta il fatto che già dalla draft sembrava che gli Origin si fossero messi con un passo di vantaggio, e quindi finché parti avanti all'avversario e mantieni un passo costante a loro, non hai bisogno di distaccarli, di correre più veloce di loro, basta che non fai più lento, basta che non permetti loro di riprendersi, e già mettendosi in un matchup di giungla, come abbiamo visto con Xerxes e con quella Nidalee contro il Karthus invece dall'altro lato, se riesci a giocare correttamente quel matchup e se riesci a dare fastidio all'avversario e mettere i bastoni tra le ruote come dovrebbe andare la cosa, non hai bisogno di fare più del necessario. Devi fare soltanto ciò che il tuo campione, esatto, e la tua condizione di vittoria richiede. Nulla di più, nulla di meno. Beh, questo però ora porta gli SK a scendere ancora un po' di più, mentre gli Origin a riuscire ad agguantare anche i Misfits, così come anche i G2, quindi rimanere sempre su quella parte alta della classifica, e finché rimani lì, perfetto. Anzi, si deciderà quindi tutto probabilmente
su quelli che sono gli scontri diretti. Già. Sarà molto interessante per quelli che sono i vertici, perché poi sì che cambia tutto tra primo, secondo e terzo posto. Già, assolutamente, per gli Origin finire questa prima metà dello split sul, a pari merito per la prima posizione a conti fatti con un team come i G2 è un'ottima prospettiva, perché arrivando in questo split c'era chiaramente l'aspettativa enorme sui G2, date le loro recenti performance anche a livello internazionale, quindi il fatto che adesso li vediamo a pari merito con altre due squadre è una buona promessa, una diciamo, buona per l'Europa. E il fatto che abbiamo molte squadre, anche soltanto uno, due passi indietro, è ottimo. È ottimo perché questa è una regione che dimostra di essere coesa e competitiva e che può... che ha vari team che possono minacciare un po' per quel titolo di...